Maria Grazia, stavo ascoltando affascinato la storia di Mario Marco Signori, un volontario della Croce Gialla di Chiaravalle, che dal 91 al 95 è stato volontario in Bosnia Erzegovina, sì, durante la guerra, sì, nell'ex Jugoslavia. Cosa vuol dire? Lei ce lo può dire? Qual è il suo ricordo più forte di quegli anni? Cosa vuol dire vivere in un paese sotto le bombe? Il ricordo che ho, il più, che non potrò dimenticare mai, l'arrivo di diversi pullman di profughi dall'interno, che il giorno prima avevano casa, famiglia, lavoro, e il giorno, quel giorno lì dovevano ringraziare Dio se avevano ancora la vita e la busta di plastica con cui portava qualcosa. E c'eravamo noi a dargli un troppo breve momento di serenità, offrendogli un pasto caldo e un po' di latte per i bambini. Stavo raccontando poco fa la vicenda di una donna. Di una madre. Sì, quando la soddisfazione di una mamma quando ha visto scaricare il latte, perché non c'era latte per i bambini, e quello significava poter in qualche modo per qualche giorno alimentare il proprio bambino, perché tanto il latte era solo per loro, quel poco che riuscivi a portare. Senta, lei perché da volontario rischiava la sua vita in guerra? Dice bene, io ho passato la vita a fare il volontario, terremoti, alluvioni, l'ho girato un po' tutto. Cosa la spinge? Cosa? Cosa la spinge? Ma forse che cosa mi ha fregato? La soddisfazione di poter sentirmi dire grazie, di vedere una persona sorridere perché in qualche modo gli offri un momento di tranquillità o di serenità, troppo breve per loro. Però tornare a casa, questa è la soddisfazione che poi ti frega e continui, diventa un meccanismo e ti porta a venire alla marcia della pace dopo aver visto quello che sta succedendo. Ma lei ha vissuto il conflitto dell'ex Jugoslavia, adesso sta vedendo le atrocità in Ucraina, ci crede ancora nella pace? Che si possa raggiungere la pace? Se sono qui ci credo, perché se no non sarei venuto a 77 anni a fare sta viaggio, no? Perché ci credo, o perlomeno voglio crederci. Guardi che sono stato pure nel 99 al campo profughi delle regioni a Valona, guerra in Albania. In Albania, profughi del Kosovo, cambiava la zona, cambiava, ma le persone erano sempre donne, vecchi, bambini in fuga e dovevano ringraziare Dio se avevano la vita e qualcuno che li aiutava. Grazie Mario Monsignori per il tuo Marco Signori, scusa, per il tuo impegno nella vita, e grazie per essere qui oggi a nome di tutti.